Andiamo adesso in apnea a vedere la prestazione dei piloti. Primo sarà Bottas che sta arrivando adesso. Curva a destra, ultima curva per Bottas, va a tagliare il traguardo e non si migliora e quindi Bottas non farà la pole. Vettel per ora resta in pole provvisoria, ma l'ultimissimo sarà Lewis Hamilton. Quindi andiamo a vedere il parziale di Raikkonen, miglior tempo nel primo sia per Raikkonen che dunque può puntare alla pole. Andiamo invece a vedere Lewis Hamilton, ha fatto un errore Lewis Hamilton, ha fatto un errore 39.3 nel primo settore, quindi anche Hamilton non potrà lottare per la pole perché vediamo un tempo altissimo da parte di Lewis Hamilton che dunque non ce la fa. E mentre Raikkonen al secondo posto, doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio di Ungheria. Primo Vettel, secondo Raikkonen a due decimi, poi le due Mercedes di Bottas e di Hamilton. Doppietta rossa come a Monte Carlo, ce l'hanno fatta Vettel e Raikkonen, grande prestazione da parte della Ferrari che piazza due piloti in prima fila del Gran Premio di Ungheria, terza pole stagionale per la scuderia di Maranello. Ma adesso ci concentriamo sul via della gara perché ci siamo, si stanno accendendo i semafori, sta per partire il Gran Premio di Budapest, occhio alle due Ferrari che sono lì davanti. Scattato bene Vettel, molto bene Vettel, molto bene anche Raikkonen che mantiene la seconda posizione. Adesso dovrà scegliere Raikkonen che è più veloce di Vettel e addirittura lo attacca all'esterno. Vettel quindi insomma qualche esitazione l'ha avuta, ma le due Ferrari sono comunque davanti, restano davanti Vettel e Raikkonen, nessun problema dunque per le due rosse. Addirittura Raikkonen in fondo alla staccata era più veloce di Vettel, forse troppo difensivo Vettel. Attenzione, le due Red Bull entrano in contatto, una Red Bull esce fuori, forse c'è una fuori per Ricciardo che sbanda e crea lì dietro il caos. Per fortuna riescono ad evitarlo in 6-7 all'ultimo momento, sbandata da parte di Ricciardo che ha avuto un contatto con il solito Verstappen che insomma non ha alzato il piede in un momento delicato tra i due piloti e praticamente ha messo KO il compagno di squadra. Vettel e Raikkonen hanno mantenuto la prima e seconda posizione per quanto riguarda il via di questa gara, era fondamentale restare lì davanti, ci sono rimasti sia Vettel che Raikkonen, dunque le due rosse davanti. Bottas terzo, male Hamilton che è stato scavalcato da Verstappen e quindi adesso il pilota inglese della Mercedes è quinto davanti a Sainz, Alonso, Perez, Van Dorn e via via a tutti gli altri, dunque Alonso settimo alle spalle di Sainz ed Hamilton. Ricciardo via radio, sentiamolo. Someone hit me. Yeah, I'm still looking at it. If that's what I think it was. Yes. Yeah, understood mate, we could see. Il beep è stato indicativo per capire la rabbia da parte di Ricciardo che è entrato in contatto con Verstappen. C'è la safety car in pista perché Ricciardo si è fermato in un punto pericoloso con le due Ferrari che sono rimaste al comando e con la safety car in pista. Grandissima la partenza di Raikkonen che insomma ha fatto veramente, sì, tra virgolette, ha lo scudiero. Ha veramente fatto da scudiero, in tutti i sensi, anche perché avrai notato Paolo che quando poi c'è stata la staccata dopo la partenza Raikkonen era più veloce di Vettel e quindi lo ha affiancato per evitare di tamponarlo, però poi al tempo stesso si è ributtato, si è rituffato a destra per difendere la posizione dall'attacco di Bottas, quindi davvero molto molto bravo Kimi Raikkonen. È arrivata la penalità, è arrivata ufficiale la penalità, non ci hanno messo neanche tanto a decidere i commissari di gara ed è arrivata molto presto rispetto al solito la punizione, la sanzione per Verstappen che si becca 10 secondi di penalità. Allora Vettel primo, giro veloce per lui 1:22.5, poi passa anche Raikkonen 1:23.0, quindi un altro mezzo secondo messo in cascina da Vettel che aumenta 2,5 secondi il vantaggio su Raikkonen e a 5 secondi il vantaggio sulla prima Mercedes e quella di Bottas. Poi c'è Verstappen a 6 secondi, Hamilton 8 secondi. Poi Hamilton è già a 8 secondi da Sebastian Vettel. Le due Ferrari sono in fuga, passo notevolissimo da parte di Vettel che sta cercando di allungare, mentre Raikkonen tiene a bada senza problemi il primo pilota della Mercedes che in questa circostanza è Bottas. Per Hamilton invece gara in salita, grande passo da parte delle due Ferrari, se ne sono letteralmente andate. Vettel ha 3 secondi di vantaggio su Raikkonen, 8,5 secondi su Bottas, 10 secondi su Verstappen e 12 secondi su Hamilton, quindi fuga Ferrari, il passo è straordinario, Vettel non sta sbagliando nulla. La situazione è un po' cambiata, lo diciamo ai nostri ascoltatori, perché i distacchi sono diminuiti. Andiamoli a vedere adesso. Sì, è così, abbiamo visto bene, adesso le Mercedes sono più vicine, i 9 e i 13 secondi di vantaggio che aveva Vettel nei confronti di Bottas ed Hamilton si sono notevolmente ridotti perché in questo momento Vettel ha un vantaggio di un secondo su Raikkonen.
5 secondi su Bottas e 6 secondi e 4 su Lewis Hamilton, quindi hanno perso circa, Vettel ha perso circa 3 secondi. Si mette male per le Ferrari perché Vettel e Raikkonen stanno perdendo parecchio rispetto alle Mercedes che stanno tornando sotto. Bottas ed Hamilton sono ormai vicinissimi alle Ferrari, quindi si preannuncia un finale molto faticoso per le due rosse che stanno subendo la rimonta della Mercedes. Eccoli qui, sono arrivati sia Bottas che Hamilton, sono sull'alettone posteriore della Ferrari di Kimi Raikkonen, che a questo punto diventa assolutamente importante come scudiero di Sebastian Vettel, perché se Raikkonen riuscirà a tenersi dietro sia Bottas che Hamilton per un po' di giri, potrebbe lasciare andare via Vettel, che potrebbe così recuperare. Attenzione, perché praticamente adesso c'è stato il sorpasso di Hamilton nei confronti di Bottas. Guarda, sai che ti dico, hanno finto una staccata lunga di Bottas. Hanno finto un errore di Bottas, e qui proprio è palese la cosa. Bottas è andato lungo, sentiamo. Gli hanno raccontato quello che ha palesemente visto con i propri occhi Hamilton, gli hanno detto via radio, Bottas ha sbagliato, ha commesso un errore, lo hai passato, ma va, diciamo noi, è chiaro, lo ha visto, ma questo è un errore telecomandato, questo qui, è talmente palese che Bottas, gli hanno detto via radio che si doveva fermare e lasciar passare Lewis Hamilton, che insomma no, più questa che altro, finta... poi dopo diciamo che Hamilton sentito, quindi mi sembra veramente talmente palese, vabbè dai, diciamo che c'è stato l'ordine di scuderia in casa Mercedes e hanno detto a Bottas spostati, perché adesso ci pensa Hamilton andare a riprendere le Ferrari. Adesso ci accingiamo a vivere un finale di gara veramente appassionante, perché mancano 22 giri alla conclusione del Gran Premio. Hamilton è stato sguinzagliato ufficialmente, perché non ha più davanti a sé né Verstappen, che gli faceva da tappo prima della sosta, e né il compagno di squadra Bottas. Allora lì davanti adesso ci sono le due rosse. Hamilton è praticamente il toro che sta andando a riprendere le due rosse, anche se in realtà dovrebbe essere il contrario, cioè le rosse dovrebbero essere il toro ed Hamilton il torero, ma in realtà in questo momento è lui il toro che vede rosso e quindi è scatenato all'inseguimento delle Ferrari. Come dicevo prima, ora è tutto nelle mani di Kimi Raikkonen, che deve dimostrare di essere un pilota all'altezza e deve restituire alla Mercedes quello che hanno fatto adesso in Mercedes, cioè hanno fatto togliere dalle scatole Bottas per dare via libera ad Hamilton, e adesso la Ferrari deve rispondere con una grande difesa di Raikkonen, che deve impedire ad Hamilton di raccogliere punti importanti, di avvicinarsi a Vettel, e soprattutto deve Raikkonen proteggere la vittoria del campionato del mondo di Vettel, e quindi di questo Gran Premio, che sarebbe importantissimo per chiudere la stagione estiva davanti ad Hamilton, possibilmente con parecchi punti di vantaggio, perché se il Gran Premio dovesse finire così, con Hamilton terzo e Vettel primo, Vettel guadagnerebbe altri 10 punti su Lewis Hamilton e quindi chiuderebbe più 11. È ufficiale che in Mercedes abbiano dato la possibilità ad Hamilton di passare davanti a Bottas, quindi c'è stato un ordine di scuderia, però gli hanno dato 5 giri di tempo per avvicinarsi a Raikkonen, altrimenti dovrai restituire la posizione a Bottas. Quindi siccome Hamilton si stava lamentando via radio, ha detto io non posso andare a riprendere la Ferrari se davanti ho Bottas, hanno detto a Bottas guarda, fai una cosa, fai passare Lewis, se entro 5 giri va a riprendere le Ferrari lo lasci stare, altrimenti lo vai a riprendere e lui ti restituirà la posizione. Vettel qualche problemino lo ha, ha un problemino di servo sterzo e quindi ha difficoltà in alcuni punti del circuito, ha il volante praticamente più duro e quindi ha perso tempo per quello. In questo momento Raikkonen sembra più veloce di Vettel, infatti lo ha proprio avvicinato e si trova vicinissimo al compagno di squadra. Tra l'altro in questo momento davanti alle due Ferrari incominciano ad esserci parecchi doppiati ed Hamilton a questo punto ha rotto gli indugi, perché sta iniziando a spingere veramente e adesso sta attaccando Kimi Raikkonen. Si è avvicinato Lewis Hamilton, ha detto vabbè, ho capito, qua devo fare l'Hamilton, a 12 giri dalla fine adesso la Mercedes del pilota inglese è veramente sull'alettone posteriore di Kimi Raikkonen. Infatti ci sono anche delle correzioni, le vediamo all'interno della camera car di Lewis Hamilton, che corregge in alcune curve, quindi vuol dire che sta spingendo al punto da dover correggere le traiettorie con improvvisi
contro Stersi per rimettere nei giusti binari la propria monoposto. Sono lì in fila indiana Vettel, Raikkonen ed Hamilton, primo, secondo e terzo, tutti vicinissimi uno vicino all'altro, si danno soltanto pochi metri di distacco. Vettel stringe i denti, passa adesso davanti alla nostra postazione, 1:21.3 il suo tempo, Raikkonen 1:21.9, Hamilton 1:21.7. Si fa vedere Hamilton negli specchietti di Kimi Raikkonen, comincia a portare i primi attacchi o quantomeno le prime minacce al pilota che lo precede, gli fa capire ok, adesso ti farò la guerra. 11 giri alla fine, eccolo Hamilton che affronta la curva dove c'è stato ok, c'è stata una comunicazione sinceramente che non ho capito molto bene, ma Hamilton ha detto di aver commesso un errore, adesso ne commette un altro, proprio perché sotto pressione, proprio perché quando sei in scia della monoposto che ti precede, quando sei vicinissimo perdi perdi ovviamente downforce perché c'è la turbolenza che ti condiziona, e quindi ha commesso un piccolo errore Lewis Hamilton e si è nuovamente allontanato da Kimi Raikkonen. Raikkonen, grande gara davvero la sua, lo abbiamo spesso criticato, ma oggi veramente gli va dato un voto altissimo al pagello, almeno fino a questo momento è stato un fedele scudiero oggi Raikkonen, non ha dato noia, ha difeso il compagno di squadra, ha tenuto lontano Lewis Hamilton, ha costretto il pilota inglese poco fa ad un errore, mentre Hamilton via radio aveva detto adesso mi avvicino e cercherò di farlo sbagliare, mentre non eravamo collegati andava in onda il GR, invece l'errore l'ha commesso lui, quindi veramente oggi Raikkonen sta facendo quello che deve fare un secondo pilota, sta difendendo il leader del mondiale, sta lavorando per la squadra e sta creando problemi al rivale numero uno del suo compagno di squadra, a Lewis Hamilton, quindi davvero oggi 10 forse anche con la lode la daremo eventualmente a fine gara a Kimi Raikkonen, che finalmente è tornato quello che conosciamo almeno in questo Gran Premio e sta facendo quello che deve fare un secondo pilota, ovvero contribuire alla conquista del titolo mondiale. Mancano soltanto 2 giri alla conclusione, addirittura adesso vengono inquadrati nei box della Ferrari il terzo pilota Giovinazzi, il presidente Marchionne e il direttore tecnico Mattia Binotto. Mentre Giovinazzi e Marchionne erano tesi, Binotto sorrideva sotto i baffi perché ha capito che forse è fatta per la Ferrari, perché se Hamilton non è riuscito a avvicinarsi in questi giri probabilmente non riuscirà a farlo neanche in queste ultime 2 tornate che mancano alla conclusione. Le Ferrari si sono anche sbarazzate dell'ultimo doppiato che era Sainz, c'è soltanto Alonso lì davanti che è l'unico dei non doppiati, ma in questo momento si trova abbastanza avanti e sicuramente Alonso riuscirà a finire il Gran Premio senza essere doppiato, sarà l'unico praticamente assieme a Verstappen a finire la gara senza doppiaggi da parte delle Ferrari e delle Mercedes, quindi grande gara da parte di Fernando Alonso. Certo, sì. Un Hamilton veramente molto nervoso devo dire, perché sia sì, quando con la radio appunto chiedeva strada dal team e poi in qualche modo gli hanno dato, e soprattutto quando aveva a portata di pedale Raikkonen, insomma ha commesso quell'errore, sì, ha commesso quell'errore, una staccata lunga e non è riuscito a prendere la scia di Raikkonen, che ripetiamo ha fatto una grande gara. E adesso siamo al giro conclusivo, caro Paolo, giro conclusivo per le Ferrari, sta per arrivare una doppietta che sarebbe la seconda di questa stagione, perché lo ricordiamo la Ferrari aveva già fatto questa impresa a Monte Carlo ottenendo l'intera prima fila con la pole di Raikkonen e il secondo posto di Vettel, c'è riuscita nuovamente ieri, quindi seconda doppietta in qualifica e forse seconda doppietta anche in gara, un segnale importantissimo questo che viene mandato dalla scuderia di Maranello, che ha fatto un grandissimo lavoro soprattutto nella notte tra venerdì e sabato al termine delle libere, tantissimi dati mandati nel virtual garage di Maranello e studiati al simulatore da Giovinazzi, che poi è tornato a Budapest e ha dato tutte le dritte possibili immaginabili a Vettel e a Raikkonen, oltre al lavoro che è stato fatto dai tecnici che hanno messo in pista una Ferrari invincibile in qualifica, in difficoltà in gara con le soft, ma alla fine Vettel e Raikkonen sono riusciti di a portare a casa la doppietta che si sta per concretizzare, perché l'ultima curva taglia il traguardo Sebastian Vettel, che va a vincere il quarto Gran Premio di questa stagione e va a festeggiare assieme al compagno di squadra Kimi Raikkonen, a cui dobbiamo dare la palma del migliore in pista per quanto svolto, per il lavoro svolto in questo finale. Arriva anche Lewis Hamilton e attenzione, restituisce il posto a Bottas, come da promessa restituisce il posto a Bottas, grandissimo gesto di fair play da parte di Lewis Hamilton, Bottas quasi incredulo, Hamilton lo affianca e gli alza la mano sinistra, giù il cappello a questa mossa della Mercedes, grandissimo
grandissimo fair play Hamilton, nonostante avesse 7 secondi di vantaggio nel finale, è completamente mollato e sulla linea del traguardo ha fatto passare Bottas per restituirgli il terzo gradino del podio. 1 e 2, well done, well managed, nice drive. Dai, un'altra bandiera Maranello, vai! Grazie, forza Ferrari! Grazie mille, grazie ragazzi, grande lavoro. Eh beh, non c'è bisogno di commenti, questo era... Posso dire una cosa, Giulio? Sì, vai. Ho trovato un Vettel quasi abituato a vincere, nonostante abbia sofferto molto, e le altre vittorie era molto più concitato. Eh sì, poi d'altronde l'ha detto lui, quarta bandiera ha detto, mettiamo un'altra bandiera su questo mondiale. Alonso taglia il traguardo come se avesse vinto, felicissimo, fa sbandare la sua McLaren Honda che taglia il traguardo al sesto posto, praticamente ha vinto il Gran Premio degli altri Alonso, perché è finito dietro a Verstappen, è stato l'unico a non farsi doppiare ed è stato l'unico ad arrivare davanti ai normali, e quindi Fernando Alonso sesto davanti alla Toro Rosso di Sainz e le due Force India di Perez e Ocon che vanno a punti, così come il compagno di squadra Van Dorn. Quindi ripetiamo, doppietta Ferrari, una gara importantissima che riproietta Vettel in testa al mondiale, non più con una sola lunghezza su Hamilton. Adesso le due Ferrari si affiancano per percorrere le ultime curve in parata, come facevano una volta anche Schumacher e Barrichello quando ottenevano le doppiette negli anni d'oro della Ferrari, erano gli anni 2000, dal 2000 al 2004 la Ferrari conquistò 5 mondiali consecutivi.